Fratelli e sorelle, buongiorno. Dopo il primo incontro di mercoledì scorso, oggi posso rivolgere di nuovo il mio saluto a tutti e sono felice di farlo di domenica, nel giorno del Signore. Questo è bello e importante per noi cristiani, incontrarci di domenica, salutarci, parlarci come ora qui nella piazza, una piazza che grazie ai media ha le dimensioni del mondo. In questa quinta domenica di Quaresima, il Vangelo ci presenta l'episodio della donna adultera che Gesù salva dalla condanna a morte. Colpisce l'atteggiamento di Gesù. Non sentiamo parole di disprezzo, non sentiamo parole di condanna, ma soltanto parole di amore, di misericordia che invitano alla conversione. Neanche io ti condanno. Va ed ora in poi non peccare più. Fratelli e sorelle, il volto di Dio è quello di un Padre misericordioso che sempre ha pazienza. Avete pensato voi alla pazienza di Dio? La pazienza che Lui ha con ciascuno di noi è quella la sua misericordia. Sempre ha pazienza. Pazienza con noi, ci comprende, ci attende. Non si stanca di perdonarci se sappiamo tornare a Lui con il cuore contrito. Grande è la misericordia del Signore, dice il Salmo. In questi giorni ho potuto leggere un libro di un cardinale, il cardinale Casper, un teologo in gamba, un buon teologo, sulla misericordia. E mi ha fatto tanto bene quel libro, ma non credete che faccio pubblicità ai libri dei miei cardinali, Non è così. Ma mi ha fatto tanto bene, il cardinale Casper diceva che sentire misericordia, questa parola, cambia tutto. È il meglio che noi possiamo sentire. Cambia il mondo. Un po' di misericordia rende il mondo meno freddo e più giusto. Abbiamo bisogno di capire bene questa misericordia di Dio. È questo Padre misericordioso che ha tanta pazienza. E ricordiamo il profeta Isaia che afferma che anche se i nostri peccati fossero rossi come scarlatto, l'amore di Dio li renderà bianchi come la neve. È bello quello della misericordia. Ricordo appena vescovo nell'anno 92, è arrivata a Buenos Aires la Madonna di Fatima e c'è fatta una grande messa per gli ammalati. E io sono andato a confessare quella messa e alla fine quasi della messa mi alzavo perché dovevo fare una cresima. È venuta da me una donna anziana, umile, molto umile, oltre ottantenne. Io la ho guardata e l'ho detto: nonna, perché da noi si dice così, nonna, alle anziane, nonna, lei vuol confessarsi?
Sì, mi ha detto. Ma se lei non ha peccato? E lei mi ha detto, tutti abbiamo peccati. Ma forse il Signore non li perdona. Il Signore perdona tutto, mi ha detto, sicura. Ma come lo sa lei, signora? Se il Signore non perdonasse tutto, il mondo non esisterebbe. Io ho sentito una voglia di domandarle, mi dica signora, lei ha studiato la Gregoriana? Perché quella è la sapienza che dà lo Spirito Santo, la sapienza interiore verso la misericordia di Dio. Non dimentichiamo questa parola. Dio mai si stanca di perdonarci. Mai. E padre, qual è il problema? Il problema è che noi ci scandiamo, se non volemo, ci stanchiamo di chiedere perdono. Lui mai si stanca di perdonare, ma noi dalle volte ci stanchiamo di chiedere il perdono. Non ci stanchiamo mai, non ci stanchiamo mai. Lui è il Padre amoroso che sempre perdona, che ha quel cuore di misericordia per tutti noi. E anche noi impariamo ad essere misericordiosi con tutti. Invochiamo l'intercessione della Madonna, che ha avuto nelle sue braccia la misericordia di Dio fatta uomo. Adesso tutti insieme preghiamo l'angelo. Angelus Domini, nunciavit Mariae, concepis et fructus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis, Santa Dei Gentes. Oremus. Gratiam tuam quesum, Domine, mentibus nostris infundi. Nunc angelo annunciante Christi Filii tui incarnationis omnium, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam participavit, pereundem Christum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Fidelibus defuntis, requiem aeternam dona et dona. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Aiutorum nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Terminata la parte in italiano, normalmente a questo punto cominciano i saluti nelle altre lingue, non so bene quello che accadrà, ma lo seguiremo con i nostri traduttori e poi commenteremo le straordinarie cose che abbiamo sentito. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini
Grazie della vostra accoglienza e delle vostre preghiere. Pregate per me, vi lo chiedo. Rinnovo il mio abbraccio ai fedeli di Roma e lo estendo a tutti voi. E lo estendo a tutti voi che venite da varie parti dell'Italia e del mondo, come pure a quanti sono uniti a noi attraverso i mezzi di comunicazione. Ho scelto il nome del patrono d'Italia, San Francesco di Assisi, e ciò rafforza il mio legame spirituale con questa terra, dove come sapete sono le origini della mia famiglia. Ma Gesù ci ha chiamato a far parte di una nuova famiglia, la sua Chiesa, in questa famiglia di Dio, camminando insieme sulla via del Vangelo. Che il Signore vi benedica, che la Madonna vi custodisca e non dimenticate questo: il Signore mai si stanca di perdonare. Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere il perdono. Buona domenica e buon pranzo.